La dirigenza dell'Abruzium ci mette la faccia anche in questa occasione. Siamo con il direttore generale Cristian Catanzaro. Allora, una retrocessione che sicuramente fa male contro una Mantea. Sembrano frasi fatte, è stata una bella giornata di sport, c'è stata correttezza tra le due tifoserie, però sicuramente tanta amarezza perché eravate anche passati in vantaggio. Sì, tanta amarezza a livello sportivo, a livello sociale era il nostro intento avere un grande pubblico, abbiamo avuto un grande pubblico, oggi ci dispiace per i nostri tifosi che purtroppo hanno visto questa sconfitta. Noi già da stasera ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo alla grande. Purtroppo quest'anno sono stati fatti molti errori, sia societari e sia tecnici. E quindi diciamo da parte di tutti, calciatori, dirigenza, staff, tutto quanto, ognuno ci ha messo del suo e adesso ci rimbocchiamo le maniche con lo stesso staff, ripartiamo alla grande, naturalmente faremo, già da adesso lo posso confermare, domanda di ripescaggio e niente. Ringraziamo determinate società che hanno fatto un gioco sporco, speriamo per loro che l'anno prossimo noi non siamo in promozione o in Coppa Italia, speriamo veramente per loro, perché ci sono state delle società completamente scorrette e io direi un'altra registrazione è possibile, chi vuole capire capisce. Vogliamo anche parlare dei tifosi, perché ho visto parecchie lacrime adesso su queste tribune, io che conosco bene questa realtà ho visto ragazzi che comunque in maniera pulita, in maniera disinteressata, hanno cantato e sostenuto la squadra sempre in questi anni. È solo, diciamo, un crocevia magari un po' amaro, ma questa avventura continua. Ma certo che continua, dopo quattro promozioni ci può stare una retrocessione, sta nel calcio, non è che si vince sempre. Io sono orgoglioso dei miei giocatori, del mio staff, dei miei tifosi, perché oggi abbiamo saputo perdere. Non è da tutto saper perdere, lasciare comunque la Mantea festeggiare qui in casa da noi, sono amici, sì, però stanno festeggiando da noi, stanno divertendo, è giusto così. Però ripeto il concetto, mi dispiace purtroppo aver dovuto giocare con la Mantea, che è una delle poche società serie che ci sono in promozione, insieme a delle altre che non facciamo di tutto erba in pace. Ma ce ne sono 4 o 5 società di promozione, e ripeto il concetto, un'altra registrazione è possibile. Chi vuole capire ha già capito. In conclusione, sicuramente l'Abruzium non si ferma, non si fermerà neanche mediaticamente, ci saranno altre conferenze stampa, ci saranno altre prese di posizione, perché comunque stiamo ascoltando affermazioni comunque abbastanza importanti. Lunedì mattina spero già che ci siano i comunicati su tutta la stampa. E andiamo avanti, noi andiamo avanti su un calcio pulito, non so quante altre società possano parlare di calcio pulito. Un attimo che saluto. Scusami, grazie. Mi spiace però. Si salutano le dirigenze, lo facciamo non interrompendo l'intervista. Una conclusione comunque, diciamo, con il sorriso, questo è il vero spirito del calcio. Un'altra registrazione è possibile. Stop, è chiuso il discorso. Chi ha voluto capire capisce.